fine di questa stagione? No, c'è ancora da battagliare, ci sarà ancora da soffrire perché l'obiettivo si è solamente avvicinato, ancora non è raggiunto. È chiaro che oggi in chiave classifica era una partita che aveva un peso specifico estremamente importante e penso che questo si sia visto in campo, in entrambe le squadre, perché su ogni palla veramente è stata battaglia, ognuna con le proprie armi, però è stata battaglia fino al 95esimo. E penso che la squadra dal punto di vista temperamentale, dal punto di vista della voglia, dello spirito, anche oggi ha dato una risposta estremamente positiva ed è un'altra vittoria in rimonta e questo insomma mi fa ben sperare perché vuol dire che la squadra crede sempre anche di poter rimettere in piedi la partita e di ribaltarla. Una partita come tutte le altre, che fosse una finale un po' più finale delle altre, probabilmente lo abbiamo vinto da un po' di tensione che c'è stata nel finale, dal fatto che il Teramo ce l'abbia messa tutta per cercare di chiudere ogni spazio, però anche dai chilometri che hai fatto, il momento in cui sei stato espulso, il Grosseto non ti porta bene, due rossi, però quattro punti, ci racconti come hai vissuto quegli ultimi minuti? Sono stati minuti di tensione, come è normale che fosse, perché la posta in palio era alta e volevo essere vicino ai miei calciatori che sul campo stavano veramente soffrendo, battagliando, cercando di portare con tutte le forze il risultato in porto e quindi ho fatto un po' su e in giù in tribuna, però è stata un'espulsione per protesta su un fallo che poi devo rivedere, ma mi sembrava un fallo netto ai danni di Mordini, quando insomma saremmo entrati veramente dentro l'area di rigore in maniera pericolosa, oppure avremmo battuto a pochi minuti dalla fine una punizione estremamente pericolosa e che ci avrebbe fatto respirare. Queste sono le situazioni che poi, quando le partite contano tra poter respirare oppure essere sotto pressione, sembrano palle innocue, ma sono palle pesanti dall'enorme peso specifico e quindi purtroppo sono stato espulso per proteste ed è sicuramente una cosa che devo migliorare, perché insomma devo saper gestire anche quei momenti tra virgolette negativi della partita. No, siamo andati un po' a fasi alterne, diciamo che la palla quando ce l'hanno recuperata è stata quando noi siamo stati tra virgolette sporchi tecnicamente, ma quando abbiamo gestito con personalità, con coraggio e con pulizia tecnica siamo usciti e molte volte siamo riusciti a innescare i nostri giocatori avanzati e per poter poi puntare i loro difensori, quindi è chiaro che io non mi accontento mai, né io né il mio staff, e rompo tra virgolette le scatole quotidianamente perché vorrei sempre la perfezione, però so anche che molte volte l'errore tecnico ci può stare. Però i ragazzi devono essere sensibili, perché più riusciamo a giocare bene tecnicamente, quanto più produciamo occasioni da gol. Quindi è di vitale importanza migliorare in quelle gestualità tecniche. Pareggio è arrivato al termine di una bella azione in velocità. Vorrei far menzionare Lombardo, con cui abbiamo parlato poco fa. Si è sempre messo a tua disposizione, tu l'hai utilizzato un po' in tutti i ruoli. Ci dici se anche con lui hai utilizzato quelle parole che con Rossetti, Malotti e tutti quelli che ci hai detto nelle scorse settimane, hai dovuto anche con lui parlarne? Sì, stiamo parlando di un professionista straordinario, che anche quando non ha trovato spazio, come nell'ultimo periodo, è sempre stato uno che all'interno dello spogliatoio ci ha messo la faccia. È uno che sente la maglia, che sente lo spogliatoio, che ha senso del dovere, e io ne vorrei avere 20 di Lombardo dentro lo spogliatoio, perché sono quelli che portano sempre positività al gruppo, positività agli allenamenti, grande intelligenza, grande professionalità. Ed è un esempio positivo per tutti,
per tutti gli altri. Mattia è un giocatore che ha grande intelligenza calcistica e può interpretare, come ha fatto nella sua carriera, più spazi, perché ha giocato da quarto di destra, ha giocato da centrocampista, da mezzala, da quinto. Insomma, è un giocatore, essendo un giocatore intelligente, è uno che riesce a interpretare più spazi. E non è, è già il secondo assist che fa da quella posizione, perché anche il pareggio a Pescara fu da un suo inserimento per la palla su Bernardotto, cioè è una giocata che lui ha, perché poi ha piede, ha qualità e ha visione di gioco e riesce a mettere palloni estremamente pericolosi. Come ha visto Jacoponi in occasione del gol del Grosseto? Jacoponi si è fatto, era in vantaggio soffiare quel pallone, poi messo al centro Nocciolini ha segnato. Come lo ha visto? Ma Simone ha bisogno di tempo, gli dovete dare il tempo necessario per riprendere le distanze, per riprendere le velocità di esecuzione. Il campo non si improvvisa, cioè c'è bisogno di tempo. Quando un ragazzo sta tanto fermo, che sia per infortunio o che sia perché a Parma era fuori lista e quindi è stato un anno senza giocare in una partita intera a campo intero, è normale che pronti via possa avere degli errori, però insomma è un giocatore che penso che la prestazione l'abbia fatta estremamente positiva, e lì c'è un concorso di colpe, ma è un difetto che abbiamo noi come gruppo e che dobbiamo risolvere e migliorare, perché è mancata comunicazione, perché bastava avvertire Jacoponi che Arras stava arrivando da dietro e molto probabilmente si sarebbe frapposto fra palla e Arras. Queste sottigliezze ancora non abbiamo, ogni tanto pecchiamo in questi errori, però sappiamo dove e come migliorare. Però io Jacoponi lo vedo in netta crescita. No. D'Andrea era stanco, anche lui insomma è stato fermo quando si è presentato qua e poi non era abituato a questi tipi di intensità anche quotidiane, le tante partite ravvicinate, è chiaro che i ragazzi hanno accumulato tanta fatica nelle gambe, lui era stanco e fin quando ce l'ha fatta è stato un campo, e per me era importante averlo, perché secondo me ha fatto, al di là dei due gol, ma ha fatto una prestazione eccellente. No, ma non lo so, diciamo che noi il nostro obiettivo è quello di arrivare a 40 punti prima possibile, poi una volta che siamo arrivati alla quota salvezza e siamo tranquilli, penseremo ad arrivare, ci porremo un altro obiettivo, però ecco, oggi è stato penso uno scalino importante che abbiamo salito verso la salvezza, però non ci possiamo fermare, perché anche i risultati di oggi si vede che anche le altre squadre corrono, nessuno rallenta e anche il Grosseto non rallenta, perché è stata in partita fino al 95esimo e ha sferrato il gol del pareggio, quindi non ci possiamo assolutamente fermare o sederci, anzi questa deve essere da sprone e da motivazione per far qualcosa in più. Mister, prima lo chiedevo anche a Lombardo, adesso ritorno a lavorare un'intera settimana dopo diverso tempo, la sfrutterai anche per riportare meglio in forma appunto Jacoponi, Cisco, quei giocatori che sono arrivati dopo? Sì, assolutamente, ma loro hanno bisogno proprio di esercitazioni, di campo, di velocità di esecuzione, di intensità, cosa che quelli che sono partiti dall'inizio della stagione hanno, è normale, è fisiologico, hanno assimilato. Guardate Arrigoni, che sta giocando a detta di tutti, anche da coloro che lo hanno vissuto ogni anno, la miglior stagione in carriera, ma anche come numeri, perché ha già raggiunto il suo record di gol, lo fece a Tritium, 4 gol con un gol nei play-out, quindi, e soprattutto sta giocando con una quantità, una qualità che ogni partita è uguale, e quindi quello è sinonimo che il lavoro che abbiamo svolto nei mesi precedenti sta pagando, e ora ogni allenamento è veramente determinante per migliorare ogni singolo calciatore.